Sapessi com'è difficile vicino a te. Sono arrivato soltanto ieri, si può dire. Credete che uno venga dal Brasile per fermarsi soltanto una settimana? Credevo. No, sto rimettendo un po' d'ordine nella mia roba. Anzi, fatemi una cortesia, aiutatemi. Questi vestiti sarà meglio levarli, se no... Queste cose bisognerebbe farle subito all'arrivo. Sì, ma io ho un sacro rispetto per le valigie fatte, perché so benissimo che dopo la stessa roba non c'entra più. Vi trovate bene qui? Oh, mi trovo benissimo. La pensione è buona e soprattutto veramente tranquilla. Proprio a tempo, ma che succede? Ma, non so, etica non mi pare. Romantici. Ma chi sono? Due artisti, ballerini al gran salone. E bravi sono. Lei è tanto una cara signorina, non meritava questa sorte. È bella? Tanto, ma poi è buona. Io non so come abbia fatto a scappare di casa con quel tanghero. È interessante, è scappata di casa. Anche al Brasile piacciono i pettegolezzi. Non dico nulla. Se mi scopre la mia padrona raccontare i fatti degli altri... Voi le racconterete i fatti miei? Non li so. Ecco qua. Vengo da una fazienda brasiliana e sono qui per delle sementi e dei permessi di importazione in Italia. Sono scapolo e vado pazzo per tutte le storie che si riferiscono alla vita segreta degli altri. Raccontate. Di chi? Della signorina Maria. Ah, si chiama Maria. E lui Gastone. Per forza si è lasciata rapire. Gastone è un nome fatale. Beh, sono soddisfatto. Adesso potete andare. Però prima io voglio ringraziarvi. Scegliete voi. Un bacio o 10 lire? Come voi. Sai che sono stanco di avere alle costole un peso inutile da portare. Ah sì? Io sono un peso inutile. E sta bene.
Tra 2 ore questo peso inutile ti sarà tolto. Sai che cosa intendi di fare? Lo sai benissimo. Chiacchiere. Non piace nemmeno alle donne come te la fame. Non mi fa paura. Vai allora, vai dal direttore a dire che non balli più. Non è la prima volta che me lo prometti e poi non lo fai. Io non mi muovo nemmeno. Ah, e sta bene. Chiamate un taxi subito, signor. Posso accompagnarvi, signorina? Non ne vedo la ragione. Eppure c'è. Posso dirvela? Voi dovete essere matto di venerdì, perché non potevate scegliere un momento peggiore. Lo so, appunto per questo che... Ah, siete un matto? No, ascolto dietro gli usci. Bel mestiere. Eppure alle volte può essere utile. Vi prego, lasciatemi. Ecco il taxi. Al Gran Salone. Ma cosa fa? Chi gli ha detto che voglio andare al Gran Salone? Anche se non ci vorreste andare, vi ci condurrei lo stesso. A far chi? A dire all'impresario che non volete parlare più. Ah, ho capito. Quando vi mettete di conduce non sfugge proprio nulla. Le cose si fanno o non si fanno? Avete ragione, devo farlo. Scusate, non eravate uscite apposta per questo? Sì, ma sapete com'è difficile. I contratti sono contratti. No, non esistono contratti che non si possono sciogliere. In ogni modo bisogna. E dopo che cosa farete? Ah, questo poi. Qualunque cosa. Pur di non ricominciare questa vita. Più difficile chiuderla. Sentite, quando siamo arrivati, lasciate fare tutto a me. Cosa farete? Vado dall'impresario a sentire se c'è e gli annuncio la vostra visita. Altrimenti voi non ci andate. Aspettate un momento. Venite, vi aspetta. Siete decisa? Ci tenete molto? Ci tengo molto che le cose di questo mondo vadano secondo giustizia. Senza interessamento personale. Voi pensate che io approfitti di quello che il caso mi ha messo sotto gli occhi? No, figurati. Insomma, volete andare o volete che faccia tutto io? Oh no, bisogna che faccia da me. Arrivederci. Arrivederci. E a quando il controllo? Che controllo? Devo pur sapere se le cose sono andate a seconda del mio principio. Bene, se volete. Allora, stasera te. Così non è più possibile. Ecco perché vi chiedo lo scioglimento del contratto. Capisco. Ma sapete che per rescindere un contratto bisogna pagare una penale? Siate buono, direttore. Io l'avevo capito fin da un mese fa e voi non eravate la donna per lui. Ebbene, sono contento di dargli un dispiacere. Da domani siete libera, signorina Maria. Oh, tante grazie. Oh, ma questa sera ci sarete ancora, no? Sì. Il ballo d'addio. Sì. Ma vorrei essere già domani. Ma che cosa mai vi aspetta? Avete forse un progetto che vi sorride? No, davvero. Nemmeno una speranza? Nemmeno. Sei un sentimentale, stai attenta. I sentimentali sono sempre senza quattrini o non li vogliono spendere. Presto, signori, tocca a voi. Ecco, siamo pronti. Thank you.
sogno ardente, a cuore, follemente. Il canto mi ricorda il tuo sorriso e i baci, ma tu mi sei lontano e taci, perché non credi più all'amore. È un canto di malinconia, ricorda la tua felicità. Amore, amore, sogno ardente, a cuore, follemente. Il canto mi ricorda il tuo sorriso e i baci, ma tu mi sei lontano e baci perché non vedi più l'amore. Allora sei decisa? Me ne torno a casa. Mio padre è buono e mi perdonerà. Ma io? Senti, Maria, sono 15 giorni che ti conosco, ma sia per il modo curioso col quale ci siamo conosciuti, ossia si vede che era destino, io sento di volerti tanto bene. 15 giorni bastano per creare un amore. Oh sì, per me sono bastati. Ma allora perché non vuoi continuare a restarmi vicino? Io devo partire, tu lo sai, e ti ripeto, vuoi venire con me? Ho paura. Vedi, Andrea, anch'io ti voglio tanto bene. Ma ho paura ad andare di nuovo contro l'ignoto. No, credimi, guarda, io sono sincero. Io non ti posso offrire né molte comodità né molta ricchezza, ma soltanto tanta pace e tanto amore. Questo sì. Fidati di me, vuoi? Sì, Andrea. Poco salpiamo. A che pensi? Al mondo felice nel quale mi porto. Oddio, felice poi, non esageriamo. Certo che quando ti alzi la mattina sembra che tutta la faccenda ti venga incontro con tutti i suoi canti, le sue grida, il nitrito dei cavalli. Però troverai anche laggiù degli uomini semplici e dei farabutti. Don Pedro, per esempio. E chi è? Don Pedro è il padrone della faccenda, della situazione. Il tuo principale? No, io non ho principali. Il mio lavoro di ingegnere e di amministratore mi rende del tutto indipendente. Don Pedro, angari e gaucho. Gauchos? E si lasciano fare? Ma tu che cosa credi che siano i gauchos? Gauchos e butteri è la stessa cosa. Tant'è vero che ne abbiamo 3 o 4 della campagna romana e non si distinguono fra di loro. Nessuna differenza, per esempio, fra Cicchito e Spilunga. Perché ridi? Spilunga è un tipo, vedrai. Pedro, quest'anno i cavalli sono oro. Come abbiano fatto a scappare la moria non lo so. Siete sempre fortunato voi. Padrone, è forse meglio cominciare subito a barcare quelli che devono essere spediti sabato. Non so io quello che è meglio. Ma se li volete spedire per Rosario? Chi ti ha detto che li voglio spedire, insomma?
Questa settimana i cavalli costano il doppio. Oro, oro, padrone. Insomma, scegli i peggiori e portali nel recinto grande. Non ne abbiamo dei peggio. Ma quello che dico, imbecille, levati dai piedi. Dammi un buon caffè. E gli venga il tifo. A chi? A chi vuoi che dica. A Don Pedro certamente. Sono stufo di essere trattato così. Ma voglio andarmene. Che chiasso fanno quegli italiani? Farebbero di finirla. Io sono napoletano e si non andi amore. E muori allora. Ma lo capiscono il napoletano. Già ci ho parlato io sono napoletano e si non andi amore. Donna Andrea si è fatta pescare, eh? Che cosa c'è? Dice che arriva qui con una donna. Avrà trovato una che lo mena per il naso. Che strano modo di parlare delle donne. E io allora? Ma tu non mi meni per il naso, io sono il tuo padrone. È vero, sei il leone della foresta. Ma dico io, andarsi a prendere una donna in Italia, come se qui non ci fossero dei... Avresti voluto guardarsi me? Oh, ammazzo. Mi vuoi bene? Non so, ma so che senza di te non posso vivere. Leggi la porta. Staremo a vedere che roba è questa donna. E se fosse bella? Più bella di te? È possibile. E poi a me piacciono i tipi come te. Con gli occhi di fuoco e labbra di corallo vero. Padrona, c'è il dottore. Buongiorno, donna Carmelita. Buongiorno, dottore. Oh, dottore, se venivate un momento prima, vedevate un bel bacione. Per me potete ricominciare. Non vi scandalizzate? Perché? Non mi si vede mai con donne. Pedro, che ti importa? Vedete, per tenere una donna così come fate voi, un minimo di fede ci vuole. Io non ne ho e faccio senza. Ma che fede? Quello che c'è, c'è. È quello che non c'è che mi preoccupa. Ma lasciamo andare. State bene? Ringraziando mio padre e mia madre che mi hanno costruito con tutte le regole. Bene, allora posso andare. Sono passato di qui per vedere il figlio di Gaetano. È vero che l'avete salvato? Salvato, l'ho guarito. Addio, amici, e baciatevi pure. Arrivederci. Don Alvaro, è vero che l'ingegnere sta per ritornare? La festa ai fatti tuoi. Come? Dici a me? Lo dico anche a te, campanaro. Credevo si potesse sapere. E così vi do il ben arrivato. Voi sarete il fiore della mia fazenda. Grazie, siete molto gentili. No, non è gentilezza la mia. Anzi, figuratevi che quando ho saputo che Don Andrea portava una donna dall'Italia, ho creduto che voi foste brutta e noiosa. E che volete? Noi abbiamo un cattivo concetto delle donne europee. Forse perché quelle che raramente vengono qui sono tutte insipide. Non sanno mai di nulla. Ecco, si esprime la porta. Sì, io sono semplice. Pane al pane e vino al vino. Oh, buongiorno, donna Carmelita. Maria, ecco la padrona. Donna Carmelita, vi presento la signorina. Oh, non importano le presentazioni. Io so già chi è lei, perché è venuta con voi. E voi certamente le avete già detto chi sono io. Sì, effettivamente. E sono molto lieta di conoscervi, anche. Dopotutto non è detto che non si possa essere amiche. Oh, sì, lo spero. Maria è l'anima più dolce della terra. Oh, siete già a questo punto? Oh, sì, sì. Beh, se permettete noi ce ne andiamo. A più tardi. Arrivederci. Me ne vado anch'io. Arrivederci, dottore. Ti ha fatto impressione la piccina, vero? Dici a me? Sei rimasta a guardarla a bocca aperta. Levati di torno, Simonita. Non c'è male, capito? C'è lieve! L'ho visto. Ingegnere. Ecco Maria, questo è Gaetano, è il migliore dei nostri gauci, un cuor d'oro. Ingegnere, voi siete troppo buono. E questo è Pasquale, però bisogna parlargli dalla destra perché dalla sinistra non ci sente, ma è un buon uomo. Come?
Dice che siete buono. Ah, oh, ecco Spilunga. E questa è la nostra casetta. Com'è graziosa. Mancano ancora molte cose. Che cosa? È tutto così bello qui. Manca tutto ciò che soltanto le tue piccole mani possono creare. Sì, con tutto l'amore. Sei contenta di essere qui? Felice. E non ti sentirai prigioniera? Al contrario, mi sento libera. E questo è il nido che io farò più bello per te. Non ci vuol molto, sai. Lì un bel vaso di fiori. Là dietro le cortine. E qui una bella tovaglia ricamata. Dove preparerò le cose più buone per te. Quando ritorni dal lavoro. Bentornato, mio signore. Ben trovato, padrona. Stanco? No, non molto adesso. Ero stanco prima di vederti. Però ho una fame. Che profumo! Ma che c'è in cucina? Siediti, ora ti servo subito. Ecco il quadro trionfale. Soltanto che invece di incenso è un buon provo che fuma. Ah, ci voleva, ho fatto 2 ore di cavallo. E cos'è? Piccolezze. Ah, oh, magnifico. Ma perché? Perché oggi sono 2 mesi dal tuo arrivo qui. L'ho fatto venire apposta da Rio. Sono 7 giorni che l'aspetto. È troppo bello. E che cosa posso fare io per te? Mi vorrai sempre bene. Me lo domandi. E allora? Naturalmente gli ho risposto che questo modo di fare degli affari non piace a voi. Gli ho detto che voi date la merce da una parte e prendete i quattrini dall'altra. Ho fatto bene? Mi ascoltate? Sì, sì, va avanti. Posso continuare? Non avevi finito? Se avevo appena incominciato, padrone. E allora? Se non volete. Ecco, ne parliamo domani. Sia la mamma che ho preparato il corredino per il tempo. Allora, siamo in piedi. Vieni a prenderlo domani. Allora hai capito? Sì. Ecco, Don Pedro. Io vado via, signora. Buongiorno, Don Pedro. Quale onore. Insomma, per vedervi bisogna venirvi a cercare, eh? Eppure sono sempre in giro per la partenza. Lo so che vi date da fare. Non capisco perché, del resto. Per non perdere il mio tempo inutilmente. Ah. C'è tanta gente che ha bisogno di aiuto qui. Ma io non voglio vedervi dove c'è tanta gente. Voglio vedervi a tu per tu. Perché non venite a trovarci qualche volta? Andrea vi vedrebbe volentieri. Ma preferisco vedervi da solo a sola. Ah, allora siete venuto oggi perché sapevate che Andrea non c'era. Ma non c'è? Oh, guarda. Vi ringrazio di avermi accompagnata fin qui. Ma questo è niente, io vorrei fare molto di più per voi. Voi mi capite? Veramente no. Andiamo, donna Maria. Io non so fare lo svenevolo con le donne. Quando una donna mi piace glielo dico e buonanotte. Ecco. Buonanotte, Don Pedro. Va bene. Adesso però con me non ho tanto denaro. Domani, se volete. Bene, non più tardi però, eh. Questo genere di commercio deve essere fatto alla svelta. Sì, però della gente che fa di questo commercio non ne troverete tanto facilmente. Non ci vogliono mica 4 soldi. 4 soldi, 8, poco importa. In 48 ore comunque possono essere raddoppiati. Se non ci vieni tu, non ci andrò neanche io. Aspetta, che ragione c'è? Prima di tutto, tu sai benissimo che sono tutte feste che fanno per te e non per me. D'altra parte, io ho degli affari in città e non posso perdere tempo nelle cavalcate. Che voglia. Guarda che il dottore sta pensando delle cose tristi sul conto nostro. Io? Perché? Ho idea che questa sera pensate che le vostre opinioni sull'amore sono infallibili. Oh, ma che c'entra questo? Dopotutto è per te che io mi agito tanto. Mi è venuta una smania di ritornare. Dove? Dove? È in Italia, a casa. E non stai bene qui. Eppure mi avevi parlato di questo paese come di un paradiso. Sì, ma... Io credo che Andrea sia un po' matto. E adesso se ne vuole andare. Insomma, io sono stanco. E anche tu, se vuoi essere sincera... Oh, no. Io qui sto benissimo. Sì, ma... Insomma, io ho deciso di ritornare a tutti i costi. Cosa vuol dire a tutti i costi? Niente di speciale. Io lavoro. Mi arrangio. Soprattutto cerca di non rovinarti. Che cosa?
La salute, dico. E domani andrò solo. Anche stamani mangi. La frutta fa bene al primo mattino. Mi sentivo lo stomaco un po' greve. Ma se proprio ci tieni, godi o popolo. Non credo di fare una bella figura in sella. Perché? State benissimo a cavallo, sembrate un generale. Appunto. Donna Maria, date il segnale della partenza. Avanti. Andiamo? Sì, andiamo. Sembrate pensierosa. No, no, perché? Sono allegrissima. Ho capito, perché non c'è l'ingegnere. Certo, sarebbe stato meglio se fosse stato pure lui. Ma dove avete deciso di andare a fare colazione? Già, eccolo giù, a quel piccolo posto. Andiamo. Andiamo. Va bene. Volete degli altri soldi, eh? 2000 vi bastano? Sembrava che il cuore me lo dicesse. Eccoli. Bene, è un piacere a lavorare con voi. Dovete avere un pozzo di quattrini. Non ve ne occupate. Guarda, guarda. Non l'avete visto? Fate. Chi si vede? Questa mattina sono proprio fortunato. Perché? Ho avuto il piacere di incontrarvi. Oh, è una fortuna che si può avere facilmente. Facilmente poi. Ah, voi altri, tornate alle stalle, la signora l'accompagno io. Avete sentito? Via! Poveretti, perché? Ci potevano seguire. Sarebbero stati così contenti. Ma che mi importa di loro? Voglio essere contento io. Quello là cerca disgrazia. Perché? Che cosa pensi? Lo so io quello che penso. Ah. Ma stia attento. Dì un po'. Saresti capace di lanciare un coltello nel ventre di uno a 20 passi di distanza? Io no, e tu? Io sì. Sentitemi! No, ma sentitemi! Donna Maria, credo che abbiamo giocato abbastanza, no? Ma che cosa vi prende? Mi prende, lo sapete benissimo quello che mi prende. Non ho occhi che per voi, e voi vi burlate di me. Io mi burlo di voi. Oh, ma vi pare possibile? Voi siete un amico, siete il principale, il padrone. È il padrone, il padrone. Se davvero fossi il padrone, da un pezzo avreste capito quello che volevo, quello che voglio. Don Pedro. Sentite, io sono disposto a fare qualunque cosa per voi. Io non so dirvi le parole poetiche che forse vi piacciono, ma fate conto che vi abbia detto tutto. Eh? Ma non fatemi parlare, perché non è il mio mestiere. Don Pedro... Non pensate che a casa vi aspetta una donna che vi vuol bene e che ha diritto che voi gliene vogliate. Ma che mi importa di quella squattera? Oh, non lasciatevi trasportare così. Sapete che cosa siete voi?
un ragazzo capriccioso. Nient'altro che un ragazzo. Sì, ma non un ragazzo che ti vuol bene, però. Eppure, figlia bella. Noi siamo debitori di troppe cose. Donna Maria è sempre presente dove c'è da fare del bene alla povera gente. Così noi abbiamo pensato di prendere questa occasione. Sì, ben pensato. Ma di Maria ce n'è tante, anche di Santa Maria. Siete sicuri che questa sia la sua Santa Maria e non un'altra? Ma che importa, imbecille? L'idea mi piace. Un po' di fiori a lei. La sera un buon pranzo e poi un po' di ballo tanto per dimostrare l'animo nostro. Ho capito. Insomma, per dimostrare l'animo vostro volete che paghi il padrone? No, noi ci quotiamo. Sì, voi quotate l'animo vostro. Insomma, non fa niente, l'idea è buona e dite a tutti che farò qualcosa anch'io. Eh? Grazie, padrone. Finalmente, dopo tanto tempo, rivedo una salvietta. Marietta, non è potuta venire perché sta poco bene. Ma non ho detto questo, con questi letti dei terribili. Sì, vabbè, adesso ci facciamo, Ma anche a non conoscervi si capirebbe subito che siete la regina della serata. Perché sono contento del bene che mi vuole questa brava gente. Infatti, tutti vi vogliono bene. Ma mentre costoro vi amano, per il bene che fate loro, io... Sì, insomma, voglio dire che sarei disposto a dar via tutto quello che posseggo per voi. Non sono un egoista. Capiterà l'occasione che ve lo dimostrerò. Donna Maria, sapete che non si è mai vista un'allegria simile alla fazenda? Davvero? E per voi sapete, solo per voi. Grazie, Carmelita. Silenzio, che c'è un discorso! Silenzio, ragazzi! Silenzio! Ragazzi, questa festa l'abbiamo voluta noi per festeggiare la Nostra Signora Maria nel suo giorno onomastico. Mesh. Noi vorremmo dire alla nostra cara Signora Maria tante cose, ma chi le sa dire le dica, io no. Mesh. Io dico che vogliamo la Signora Maria sempre felice e che tutto vada, insomma, come lei vuole. Prego, amici, prego. Noi dobbiamo fare un evviva anche al nostro padrone Don Pedro, che ha voluto contribuire alla festa. Lascia andare. No, perché? Si deve sapere. Lui ha pagato lo spumante. E noi... Mesci. Beviamo anche il suo onore! Va bene! Io non so parlare, state buoni. Parli da noi. Ecco, io non vi so dire che grazie. Il poco che ho potuto fare era giusto che lo facessi perché siete buoni. No. Sì. Io vi auguro che siate felici, lontani dalle passioni e dai desideri violenti. La felicità è soltanto in questo. Vi ringrazio, amici. Alla salute! Allora, Donna Maria! Un momento! Voglio fare un discorso anch'io, ma davvero però. Io parlo a nome... Della tenia, del verbo solitario. No, che c'entra? Quello sta quieto, non dà fastidio. Io dico... Se la signora Maria è rimasta contenta, dico, se è rimasta contenta di noi, noi vogliamo... Che cosa? Un bacio! E che cosa pretenderesti? Che Donna Maria andasse in giro per baciare tutti? No! Io dicevo, si nomina un rappresentante generale... Bravo, ha ragione. E allora il vostro rappresentante sarà Don Pedro. Donna Maria darà un bacio a Don Pedro e così avrà baciato tutti. Un bacio!
Carmelita. Per la giornata della Madonna del Carmelo vogliamo fare una bella festa anche per voi. Tante Madonne del Carmelo sono passate e nessuno ci ha mai pensato. Per avere certi onori occorrono abilità che io non ho. Incanto d'una sera, chissà perché, quel fiore mio di primavera fuggì da me, richiamata, tanto l'ho invocata, ma il suo destino non sente questo cuore, e sognò tanto amore. Sei tu, mia piccola, che smarrita sei fuggita senza meta dal mio cuore. Sei tu, quel palpito che il mio cuore fai soffrire, perché tutto sei per me. Sei tu, e vivere, vuoi ancora menzognera per un'ora d'illusione. Sei tu, mia piccola, che hai lasciato sconsolato nella vita chi t'amo. Fumo che mi fa perdere la testa. Fate attenzione, Don Pedro, ci guarda. Ma che mi importa? Sarei capace di baciarvi davanti a tutti. Ma quando la finisci, svergognato?
canaglia. Iacco. Sembra che la preda questa volta sia difficile ad accalappiare. Non è vero, Don Pedro? È quello che vedremo, Don Alvaro. Questione di tempo. È stato un ottimo affare, le bestie sono magnifiche. Padrone. Che c'è? Carmelita è partita. Eh? E ha lasciato per te questa lettera. Come ti ho rubato? Ma come una donna trova un uomo come voi e al primo pretesto di gelosia gli combina di questi scherzi? Quella donna merita qualunque castigo, padrone, e voi dovete darglielo. Tu che cosa ne dici? Non parlare con quella lì, è stata la sua compagna. Se è vero ti spacco le ossa, sai? No. Insomma, levati dai piedi, voglio restare solo. Via! Via! Tutti e due! Via! Emicrania? Sì, non sto bene. È questo clima maledetto. Avevo ragione io, bisogna partire di qui. E in fondo, se vuoi dire la verità, lo pensi anche tu. Vorrei vederti diverso da quello che sei ora. Vorrei che tu fossi come eri. No, non ricominciamo con i soliti piagnistei. E d'altronde, se io ti trascuro un poco, è per fretare le nostre possibilità di ritorno. E ci riesco, sai. Se ci riesco. E un giorno ti farò una bella sorpresa. Ti dirò, Maria, si parte. Ho denaro abbastanza per ritornare. Ma dove lo prendi tutto questo denaro? Dove lo prendi? Lascia andare a fare. Affari miei, e le donne non devono stare. Gli hanno acciuffati mentre stavano per prendere il volo. Ma chi è l'altro? L'altro? Oh, niente. Un uomo che se fosse stato una donna sarebbe stato la vergogna di papà. E donna Carmelita che faceva? Piangeva? Piangeva, ma quella non piange neanche se le levi la pelle. Anche stamattina. Molto. Yes. Gioca d'azzardo, il bell'ingegnere. Deve essere sicuro di sé. Ah, sicurissimo. Molte volte gli ho chiesto, ma non avete paura che Don Pedro faccia una verifica di cassa? E lui? E lui è a ridere. La cassa, dice lui, è sempre a posto. Ma io scappo in città. Ho un appuntamento importante. Non farmi della faccia, vado e torno. È tempo di fare un versamento. Per Don Pedro. A proposito di Don Pedro, se dovesse venire qui durante la mia assenza, tu digli che non sai niente di niente, che non ti occupi dei miei affari, eh? Digli anche che andrò da lui domani nel pomeriggio. Anzi, sarà bene che io prenda la strada del bosco per non incontrarlo, non si sa mai. Lo vedi, Luciano ha ragione. Luciano? Ma che vuole da te? Leggi. Ma di che significa? Scommetto che è stato lui a metterti in testa certe cose. Si è comportato come un vero amico tuo. È tuo, soprattutto tuo. Bravo l'apostolo della solitudine. Lui lavora sotto sotto no. Per... Non dire cose cattive e ingiuste. Ah, ingiuste, vero? Hai il coraggio di dire che sono cose ingiuste. Andrea. Non è vero che è innamorato di te. Non è vero che ha fatto tutto questo per mostrarti quale grandissima differenza passi fra lui e me. Lui nobile, alto, Andrea, e io... non dire. Ma è letteratura, cara, letteratura, roba da libri da scuola. Senti, Andrea. E lasciami stare, anche tu, sono stanchissimo. Basta.
Oh, in quanto a signor Luciano, che si fa ancora vedere qui, gli dirò il fatto mio. Lasciami. Voglio vedere se prendi adesso. Amico mio, una parola. Tu guarda quel quattro! Stai zitto, tizio di carbone! Odona. Sono qui, padrone. Cosa devo fare? Vieni con me. Dove? Non discutere, farai quello che dico, eh? Cammina. Sono io, Oduna. Apri. Apri tu. Buonasera, donna Maria. Buonasera. E beh, è questo il modo d'accogliere un ospite? E che diavolo, a un amico gli si offre almeno da sedere, no? Sedete. Ah! Così va bene. Così va bene. Dunque, sedete anche voi qui vicino a me. Devo dirvi delle cose molto importanti. No. Qui vicino a me. Se no mi ci vuole il telefono per parlare. Oppure mi tocca urlare. Quello che devo dirvi, bisogna sussurrarlo. Sedete qui. No. Lasciatemi la vostra mano un momento solo. Devo dirvi delle cose intime, molto intime, che riguardano voi e lui. Andrea? Sì, ma... cominciamo da voi. Voi sapete che mi piacete molto, sì. State tranquilli, molto. I fatti ve lo dimostrano e poi ve lo dimostrerò anch'io meglio fra pochi minuti. Aspettate. Voi credete che io sia un uomo rozzo, volgare, forse anche brutale, ma in fondo io sono un sentimentale. Io ho delle gentilezze, delle tenerezze da bambino. Davvero? Tutte le donne me l'hanno sempre detto. Dunque sentitemi, voi sapete che io non sono uso a discutere con nessuno, eh? Io vi voglio. Vi voglio e per avervi mia, soltanto mia, sono capace di tutto. Anche di un'azione generosa. Però vi avverto, bisogna farmi soffrire. Perché a me non piace la sofferenza. Mi imbestialisce. Ditemi che mi volete un po' di bene. Ma, Don Pedro, è la prima volta che mi parlate con... No, non è la prima volta. E non mentite, adesso per guadagnare tempo, eh. Voi sapete benissimo che fin dal primo giorno... Ma non credevo fosse seriamente. Non credevate fosse seriamente? Sentite, voi dovreste conoscermi oramai. E potete rispondermi senz'altro. Lui non dirà nulla. Oh, accetterà pacificamente tutto. Oh. Non abbiate paura di lui. E poi non può nemmeno lontanamente pensare di competere con me perché io sono il padrone qui, capito? E io posso veramente fare felice una donna. La mia donna vicino a me sarà come una regina, capito? Dunque non abbiate paura di dirmi che mi volete bene. Io sarò come un leone addomesticato ai vostri piedi. Certo, Don Pedro. Io mi rendo conto che voi... Ma lui... Ma se vi ho detto che non dovete aver paura di lui, io ho nelle mani le prove che è un ladro. No, non è possibile, Don Pedro. Ma sì, non ha fatto altro che rubarmi da quando è ritornato qui con voi. No, non è vero. Ecco, guardate qui. Io potrei farlo arrestare, processare, condannare. Ma non farò tutto questo. Vi dirò semplicemente... Tu vattene. Noi restiamo, eh? Non è vero che faremo così? Che importa il denaro? Quello che importa è essere felici vicino alla femmina che si ama. Sentite, eh? Don Pedro. Se è vero che avete le prove. Le ho. Se è vero che non farete niente contro di lui. Ma che mi importa di lui? Allora permettetemi che gli dica addio io stessa questa notte. Quando ritornerà. Allora, domani? Giuro che queste saranno le ore più lunghe della mia vita.
Buonanotte, io non ho più niente da fare. Come mai siete qui, don Pedro? L'ho già detto a lei. Ma voglio saperlo anch'io. Vuoi saperlo? È tanto meglio, così non dovrò aspettare. Cosa? Sei un ladro. Don Pedro. Ho le prove. Ma quali prove? Mostratemi. Qui? No, semmai in tribunale. Andrea. Stai zitta tu. Sentite, don Pedro, io non so quali prove voi potete avere nelle mani, ma vi assicuro che non perderete un soldo. Ma il diplomatico, no, caro mio, niente da fare. Tanto con Maria siamo d'accordo. Ma come sarebbe? Ringrazia lei, è per lei che ti perdono e non ti faccio arrestare. Perché mi ama. Ti ama? E non ridere, bel giovane. E come volete che non rida? Voi siete un poeta, don Pedro. Non vi rendete conto della realtà? Non capite che per amare voi una donna deve essere una criminale o una... Andrea! Cosa è successo? Vai, vai, non debbono trovarti qui. Bisogna che trovino me. Ma è possibile, vieni via, fuggiamo insieme. Ci arresterebbero, meglio io. Ma sei pazza? Meglio io. Una donna che difende il suo onore non è condannata. Se prendono te, è finita. Fuggi per il bosco, non ti vedrà nessuno, lasciami. Maria, ma allora tu vuoi sacrificare? Salvati, Andrea, finché sei in tempo. Vai, fuggi, corri. Maria, ma io... Vai. Maria. Vai. Sembra che il corpo di Rivoltella sia stato sparato nella casa dell'ingegnere. Cosa è stato? Don Pedro. È morto. Quanto gli hai rubato, Sgualdrina? Io non sono una ladra. Ah no? E allora perché l'hai ucciso? Perché mi sono difesa. Ah, difesa. Una bella scusa questa. O meno l'attaccano certe storielle. Vieni a raccontare al giudice. Don Alvaro, state retti. Se toccate questa donna, guai a voi. Ah, i topi ballano sul gatto morto. Bene, ma io me ne infischio. Vieni tu. Ho detto di no. Don Alvaro, state buono, perché in questo momento siamo capaci di tutto. E anche di mandarti a raggiungere il tuo padrone. Non aggravate la mia posizione. Io non ho rubato un soldo. Mi credete, vero? Sì, sì, sì. Vengo con voi, don Alvaro. Io non volevo. Calmati. Ma tu perché hai lasciato che lei si accusi? Non so più. Ragionava. Una donna, diceva, può difendere il suo onore. E allora io ho creduto che... No, ho capito. Tu mi disprezzi. Oh, sarebbe inutile anche questo oramai. E ora, che cosa intendi di fare? Che cosa posso fare? Andarmene, scomparire. Anche per non rendere inutile il suo sacrificio. Ma tu ti prego, non abbandonarla. Anzi, perdonami se qualche volta io ho pensato male di te.
Avevi perfettamente ragione. Eh? Cosa dici? Oh, niente di grave. Ma è vero che le volevo bene, che le voglio bene. Lei non lo sa, non le ho mai detto nulla. Il mio sentimento per Maria è così alto e puro che non può né offendere né preoccupare. Tanto più che ama te. E allora? Ti credo. Dunque che fai? Sei ben deciso di andartene? Non mi resta altro da fare. Ritornerò in Italia. Quando ti sarà possibile rivederla, ti prego, consegnali questa lettera. Va bene. Addio, Luciano. Addio. Ebbene. Condannata. A molto? 3 anni. Adesso, quando dovrete accendere dei ceri, vi rivolgerete a qualche altra santa. Questa qui per ora la metterete ai lavori semplici. Sì, madre. Dopo passate nel mio ufficio. Vi darò istruzioni per la funzione di domani. Eccola qui, la nobildonna che uccise per pudore. Non sembra una donna fatale. Sì, ma se si dà delle arie qui le perderà di certo, ve lo dico io. Aspettatemi là. Qui ci si doveva rivedere, eh? Tesoro, hai fatto presto qui. Lasciatemi in pace. Oh, avete sentito? Lasciatemi in pace. Dai. Lasciatela tranquilla. Che roba è questa? Non fa al caso a queste accoglienze. Si fa così con tutte quando sono nuove, ma poi vedrai che non ti faranno più nulla. Oh, Piera, che bel tipo di madre superiore che saresti. La conosco io questa qui. Lisciala pure. Ma stai attenta di non andarle contro il verso del pelo, perché... Madre superiore! Piera, ti faranno santa! Pettigone! Buffone! Subito, obbedisco! Come posso continuare così? Io non reggo. Ma dillo alla direttrice. Quando mai una deve fare il lavoro degli altri? Che ragione c'è, su, sentiamo. Se me lo domandassero a me, sì. Temo sempre di suscitare del malanimo contro di me. Meglio sopportare, finché posso. Hai paura di Carmelita? Paura? No. Certo è sempre lei che aizza le altre contro di me. Una volta o l'altra io prendo questa donna e le storco il collo così, vedrai. No. Lascia correre. Poi Maria, siete appesa in parlatorio. Io? In parlatorio? Vedrai che c'è il tuo bello. Pensa, da quando sono qui non l'ho mai visto. Siete voi, dottore? Maria, come state? Siete gentile a farmi visita. Voi aspettavate Andrea. Come sta? Così. Fu da me un giorno e mi incaricò di portarvi questa lettera. Non avrebbe mai avuto il coraggio di venire qui a vedervi.
Voi capite il suo stato d'animo, non è vero? Cosa intendete dire? Andrea mi ha detto tutta la verità. La verità? Voi siete una santa. Non credete a quello che vi ha detto Andrea. È come allucinato dal dolore. Ditegli che lo penso sempre. E che porto qualcosa in me che me lo fa pensare continuamente. Che cosa dite, Maria? Sono mamma. Maria? Poverina! Vediamo un po' quale altra commedia ha inventato costei. Presto, andate, portate dell'acqua. Parla. Che cos'hai? Ah, accidenti, parla. Nulla, nulla, è una parola che non vuol dire niente. La testa? Il cuore? No? Ma uno non cade senza motivo. Dimmi, che cos'hai? Oh, Madonna santa. Erano 10 anni che qui non nasceva una creatura. Voi l'avete maltrattata. Voi l'avete obbligata a fare anche il vostro lavoro. E chi ne sapeva niente? Doveva dirlo, non ne parlava mai. Poverina, lavorare in queste condizioni. Ma d'ora in poi lo aiuteremo tutte, è vero? Sì! Ho capito, basta, su! Un maschio! Davvero! Buone notizie? Un buon dottore mio amico che mi scrive. Volete leggere? Oh no! Sentite, vi assicuro che non mancherà nulla alla vostra creatura e che tutto quello che sarà umanamente possibile fare per voi, io lo farò. Sono tutti così buoni con me. Ma se sapeste che vuoto qui, senza il padre del piccino. Non può più restare qui ora che comincia a capire. Pensate, è già un anno. Sì, Maria. Voi sapete che cosa accade a me in questo momento. Non c'è bisogno che vi dica, vero? Questo bambino sarà come mio. Più che se fosse mio. Fino a che voi stessa non verrete a prenderlo. Grazie, dottore. Mamma. Coraggio, Maria. Coraggio.
ed ora conducetemi da mio figlio. Sì, Maria, vi aspetta, venite. Piccolo mio, mi riconosci? Non mi riconosci. Carletto, eppure ti avevo detto che sarebbe venuta oggi a prenderti. Mia mammina. E allora, che domande fai? Perché piangi, mammina? Perché io? Su, Carletto, adesso vatti a vestire. Sì, vai, vai. Grazie, dottore. Non credevo che sarei stata così debole. E adesso dove volete andare? Non so. Per oggi resterò in città. Troverò del lavoro. Sentite, ho una proposta da farvi. Non credo che il bambino partirà di qui senza di me. D'altra parte voi avete il diritto di portarvelo via. E allora, mi capite? Ma voi avete già fatto troppo per me. Maria, trovereste molto strano che io vi chiedessi di continuare ad essere per quel bambino quello che sono stato fin qui. Ma adesso ci sono io. In due non si è di troppo per allevare un ragazzo. Siete buono, ma... Ho comperato una piccola fazenda. Ho fatto riattare una vecchia casa che è divenuta quasi nuova. Ho assunto della gente che è fedele a voi e che voi amate. Tutto questo pensando che un giorno avreste avuto bisogno di un rifugio tranquillo dove poter fare la conoscenza di vostro figlio in pace, senza grandi preoccupazioni. Che cosa devo dirvi, Luciano? Quel che fate per me è... molto naturale. E voi sapete anche perché. Oh, se potessi dirvi... No, tacete adesso. Luciano, vi ringrazio. Eccolo, Carletto. Vuoi andare a cavallo? Sì, aspetta. Vedete, sono bastati 2 mesi per fare di quel ragazzo il signore dell'uovo. Già si sente come in casa sua. Povero piccolo. Perché povero piccolo? Non vedete che fiore? Non pensa alla sua salute. A chi pensate? Non pensa un uomo, pensa un padre. Come può un padre far rimanere un bimbo senza un nome? Un nome vero! È questo che vi affanna da tanto tempo, vero? Avevo notato che avevate questo segreto tormento. Voi lo capite, dottore? E avevo anche pensato che se aveste voluto un giorno andare in Italia per cercarlo, costringerlo al suo dovere... Voi credete che questo mi sarebbe possibile? Quando vorrete. Quando? Non per me, per il piccolo. Lo so, lo so. Quando vorrete. Oh, Luciano... Quello che ho potuto fare per voi l'ho fatto perché vi amo, Maria. E voi lo sapete. Ora in compenso non vi chiedo che di scrivermi presto che siete felice. Oh, Luciano. Io vi penserò sempre. Voi capite, vero, che se parte per fare il mio dovere. Non verso di lui. Perché lui mi ha liberato da qualunque legame. Sì, Maria. Ma verso il piccolo. Vi capisco. Io vi penserò sempre, sempre. Grazie, Maria. Ma voi non mi dovete nulla. Oh, non fingete di non capire. Quello che dico non è per gratitudine. Maria. Davvero. Davvero mi volete bene? Ora è più dolorosa per me questa partenza. Non partite, Maria. Non partite. Non posso, caro. E allora devi promettermi di tornare. Senza il bimbo? Hai ragione. Ma promettimi almeno. Promettimi che sei quell'uomo. Chi lo sa che cosa prepara il destino? Potresti non trovarlo, oppure... Insomma, qualunque cosa. Promettimi che mi scriverai una sola parola. Ritorno. Arrivederci, Maria.
Io dicevo, il dottore senza quella donna non poteva resistere. Scemo, il dottore non parte per questo. Non parte per questo? Insomma, parte per questo e non parte per questo. Però non posso dir nulla. Ma che ne sai tu? E non fare il misterioso. E parla. Ma mi raccomando, si tratta dell'ingegnere. Di Andrea. È vivo. Ma non è in galera. Ma che galera? Ma che ci va a fare il dottore? Parla, spiegami. Parla, parla, che quello già ha parlato. Affamato, chi? Affamato. Beh, che succede? Dottore. Come sta? Buongiorno, dottore. I ragazzi hanno saputo che voi andate in Italia. E chi ve l'ha detto? Ce l'ha detto lui. Beato voi. Salutateci l'Italia. Se passate da Napoli, fermatevi un giorno e vi salutate mia madre. Ah, sì. Per favore, signora, date un'occhiata al mio bambino. Io arrivo fin qui all'agenzia di Piazza Colonna. Buone notizie, signora. E chi lo sa, tante volte mi hanno fatto sperare che non oso nemmeno. Per quanto questa volta... Ma non ci voglio pensare. Ma che sia così difficile trovare un uomo? Mi raccomando, il bambino. Torno subito. State tranquilla, signora. Direttore dell'Agus. Precisamente. Ottima posizione. Abita una villa al Macao. Questo è l'indirizzo esatto. Possibile. Ma dite, cos'è questo Agus? È una società di esportazione con un capitale sociale di 1 milione interamente versato. Ma non si tratterà di omonimia? Oh, no, bisognerebbe che tutto coincidesse. Fatti, avventure, troppo ci vorrebbe. Mille grazie, signore. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Signorina, si accomodi. Andrea. Maria. Oh, caro, che gioia vederti, finalmente. Vada, c'è gente. Vieni, siedi. Senti, Maria. No, non mi dir nulla. Ti perdono tutto, non voglio sapere niente. Possiamo ancora ricostruire la nostra vita. Calmati, calmati, Maria. Oh, scusa, hai ragione. Ma sai, è tale il piacere che vorrei poterti raccontare tutto. La mia vita laggiù in quella prigione, tante cose. Ma avremo tempo, vero? Avremo tempo. Però una cosa devi sapere subito. Ho un bambino. Un bambino? Sì, tuo, nostro. Lo vedrai tra poco. Ma io non ne sapevo nulla. Tu non mi dicesti nulla. Sì, ma ti dirò tutto. Alle volte il destino gioca con noi. Senti, Maria, tu devi sapere la verità. Bisogna evitare gli equivoci. Anch'io avrei tante cose da dire. Della mia vita in un ospedale, della mia malattia, della mia miseria. Ma infine io qui... Oh, scusa, senti, caro... Resta fissato per stasera allora coi Corsi. Cosa? Ma sì, la cena. È una signorina che viene dal Brasile. Ah, quella. Ancora. Senta, signorina, mio marito mi ha raccontato tutto. Io gli ho perdonato tutto, ma non sono affatto disposta. Beh, che succede? Santo cielo, un dramma proprio adesso. Ma potresti avere anche un po' di pietà per questa disgraziata. In fondo, se qui c'è un colpevole, sono io, e soltanto io. Non andiamo, mammina. Non lo so, tesoro, non lo so. Perché piangi, mammina? Andiamo, bambù mio. È troppo lontano. Avanti. Ci sono dei signori così strani che chiedono di voi. Di me? Impossibile. Eppure, signorina. Signora Maria! Voi, ma come mai? Ci scuserete, signora, siamo qui. Ma da quando siete arrivati? Da stamattina. Soli? Già, appunto, credevamo fosse già qui. Chi? Aveva detto che a quest'ora l'avremmo trovato da voi. Luciano! Ho fatto un viaggio maledetto. Ho attraversato l'oceano per arrivare qui a risparmiarle un altro grande dolore. Certo che se avessi saputo a qual grado di miseria tu eri giunto non l'avrei lasciata partire. Ma l'ho saputo troppo tardi. No, non mi interrompere. Fra me e te non c'è più che un solo punto di contatto. Ed è questo che mi ha costretto a venire qui. Lei non deve sapere, hai capito? L'egoistica tua verità, lei non la deve sapere. Se ti troverà, se ti parlerà, tu devi mentire. Penserò io a risolvere questa penosa situazione con lei. Maria è stata qui stamattina. Allora sa tutto. Non le hai risparmiato niente, proprio niente. Io spero di poter fare qualche cosa per lei. Ma cosa vuoi fare oramai? Hai già fatto tutto. L'hai mandata in galera in tua vece. L'hai lasciata sola con un bambino. Non ti sei nemmeno più degnato di farle sapere se eri morto o vivo. Parla piano. Ma che mi importa se si sente? Hai paura adesso, eh? Tu hai sempre paura. E va bene, ma tu però non fare scenate. Tanto se vuoi essere sincero, tu sei contentissimo che io mi sia comportato così.
Eh sì, perché se no, Maria... Ma tu non sai nemmeno che cosa voglia dire amare qualcuno. Già un uomo che può dimenticare un figlio... Ah, no, è questo no, se l'avessi saputo. Ma ora al figlio provvederò io. Ma cosa vuoi provvedere tu? Carletto non avrà mai bisogno della tua elemosina. Addio. Signora, non avete notato una cosa? Non mangio più come una volta. Veramente? Ma come mai? Maria, sei tu. Mi riconosci? Pronto? Sì, sì, Luciano. Sono qui a due passi da te. Non ho voluto perdere un minuto. Ma no, non farmi tante domande. Avrò tanto tempo di spiegarti, di raccontarti. Sì, sì, ho visto che l'ho sciagurato. Non dirmi nulla, capisco. Ma adesso voglio sapere se ti ricordi di una promessa che mi hai fatto il giorno che partisti. Mi promettesti che mi avresti scritto una sola parola. Te la ricordi? Non c'è nemmeno bisogno di scriverla. Dimmela adesso. La parola era... Ritorno. Sì. Ritorno.